Ma diciamo che non è proprio il massimo delle tragedie, ma quello che veramente mette in ginocchio la criminalità mafiosa è individuare il simbolo del suo potere e della sua arroganza in un determinato territorio. Un palazzo, un'azienda, sequestrarlo e confiscarlo. Lì la mafia è in ginocchio, perché prendere la villa del boss e dopo la trafila, se questo confisca, farla diventare, come è accaduto decine di volte in Sicilia, come accade centinaia di volte sul territorio nazionale, farla diventare la sede della stazione dei carabinieri. O, mi è capitato qualche sera fa di inaugurarla a Brindisi col sindaco Mennitti, un centro di nuove tecnologie per il lavoro giovanile. Beh, è un segno di riappropriazione della comunità che attraverso l'istituzione dice: cara mafia, ti togliamo quello che era l'obiettivo della tua azione e lo diamo alla comunità. Per cui è la comunità che è padrona di questo territorio e non sei tu. Beh, insomma, mi pare che sia uno sfregio permanente che in quest'anno ha visto triplicate le risorse sottratte. Erano poco più di 1 miliardo di euro nell'anno precedente, sono diventati 3 miliardi e 300 milioni di euro quest'anno. Questo in virtù di nuove norme che abbiamo introdotto, non scendo nel dettaglio tecnico, e di un'azione che ha teso a privilegiare questo tipo di contrasto. Tra l'altro, sul cash sequestrato, sul denaro liquido, vi è un'opera di utilizzazione a vantaggio delle forze di polizia. Pochi mesi fa abbiamo varato un decreto legge che ha destinato 200 milioni di euro per le cosiddette spese correnti, le macchine, la benzina e così via, le forze di polizia, e 100 milioni di euro per circa 1.900 nuove assunzioni. Beh, li abbiamo prelevati questi 200 milioni di euro da un fondo che è alimentato dal cash sottratto alla criminalità mafiosa. Mi pare, ho sentito che sei un commercialista, che sia una bella partita di giro della quale possiamo essere tutti orgogliosi come italiani. Ma non c'è soltanto questo. Ci stanno le nuove disposizioni che io mi auguro possano essere operative al più presto, sono state approvate da poche settimane alla Camera e già in programma al Senato la loro trattazione, spero in via definitiva, entro qualche giorno, subito dopo i ballottaggi. Cosa prevedono queste nuove norme? Qualcosa è stato già accennato. Intanto una maggiore celerità nella procedura di sequestro, di confisca e soprattutto di destinazione. Uno dei problemi che le amministrazioni comunali, che hanno al proprio interno dei beni confiscati, si trovano ad affrontare è che questi beni ci mettono poi anni dopo la confisca per andare a destinazione, e questo dipende da un insieme di fattori, non ultimo il fatto che alcuni uffici periferici dell'amministrazione dello Stato, non voglio dire l'Agenzia del Demanio, ma l'ho detto, ci mettono un po' troppo di tempo. Prevediamo un potere sostitutivo del prefetto. Cara Agenzia del Demanio, hai 90 giorni di tempo, poi se al 91esimo non entrano i supplementari ma entra il prefetto che subentra al tuo posto. Stiamo stringendo le maglie del regime del carcere duro per i mafiosi, il cosiddetto 41 bis, perché non è possibile che uno viene sottoposto a indagine, arrestato, processato, la sentenza diventa definitiva e dal carcere continui a dirigere la banda all'esterno. No, dal carcere, vabbè, prenderai la tua ora d'aria, avrai i tuoi colloqui con tutti i mezzi divisori, però carcere significa carcere. Se sei mafioso deve stare in carcere e non devi dare ordini dall'esterno. Il nuovo 41 bis va in questa direzione. E io vorrei cogliere anche questa occasione per manifestare tutta la vicinanza e l'affetto possibile al ministro Alfano, che oggi, come sapete, è stato raggiunto da una delle tante intimidazioni, perché la responsabilità, non lo dico solo per tranquillizzare mia moglie, la responsabilità del 41 bis e soprattutto
del Ministro della Giustizia e queste maglie più strette escono dai suoi uffici. Ancora, stiamo riscrivendo, e anche questo interessa l'amministrazione del territorio, un articolo del testo unico degli enti locali, l'articolo 143, che disciplina lo scioglimento di tutte le amministrazioni del territorio, quindi in modo particolare dei comuni, quando si ravvisano infiltrazioni mafiose. Lo stiamo riscrivendo per due ragioni. Uno, deve essere reso molto più preciso, perché capita con una certa frequenza che una certa indeterminatezza della norma produca una indeterminatezza del decreto di scioglimento, ricorso al TAR, e il TAR accoglie il ricorso, il che non depone bene per le istituzioni che hanno fatto, e magari dei collusi con i mafiosi tornano trionfalmente in mezzo alle fanfare nei palazzi comunali. Ma lo stiamo riscrivendo perché quella norma è una norma monca, manca una parte essenziale. Allora, si riscontra l'amministrazione comunale collusa con la mafia, va bene mandare a casa il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, ma il tecnico comunale che per anni, se non per decenni, è stato l'elemento di continuità non della buona amministrazione ma della collusione, quello perché deve rimanere al suo posto? E così altri soggetti della burocrazia comunale, che spesso sono loro i responsabili reali degli atti che sottoscrive il sindaco o l'assessore, di cui non sempre il sindaco o l'assessore sono pienamente consapevoli. Allora, se ci sono gli estremi, se ci sono i presupposti, a casa anche loro, con una misura interdittiva che può essere anche perpetua, se il fatto è particolarmente grave.